prendersi cura di chi si prende cura. L'assemblea della Caritas diocesana di Nona del 2018 è dedicata proprio al ruolo della Caritas, dei volontari e di tutti quelli che si adoperano affinché la povertà preservi l'uomo nella dignità. Ecco, oggi a Nona un importante dibattito con tante personalità convenute e tante parole belle spese affinché il messaggio che molto spesso Papa Francesco durante l'Angelus sottolinea di aprire le porte a chi è povero e a chi è migrante. Arcangelo Iovino è il direttore della Caritas diocesana della diocesi di Nola. Ecco, l'importanza di prendersi cura di chi si prende cura, un bellissimo titolo a questa giornata. Il titolo nasce soprattutto da un continuo discernimento che come Caritas facciamo, quindi dalla esigenza che viene fuori soprattutto dai volontari, che loro vogliono essere presi in cura. Perché? Perché la sfida della Caritas è una sfida abbastanza ampia, comunità ad andare incontro dei bisogni, quindi una Caritas che ha una prevalenza soprattutto pedagogica, e questo ovviamente richiede un continuo anche lavoro da parte dei volontari e quindi questo ha bisogno pure di essere sostenuto, quindi un sostegno che significa un accompagnamento spirituale, anche, ma nello stesso tempo anche un accompagnamento di formazione per professionalizzare alcuni aspetti dei servizi che vengono svolti. E quindi nasce questo, il prendersi cura, no? Di chi si prende cura, più o meno questa è l'idea da cui nasce questo impegno che la Caritas in questo momento si sta proponendo, proprio anche grazie al PIF che prevede proprio un lavoro interno, no? Perché attraverso questo tipo di formazione, attraverso alcune azioni, innanzitutto noi internamente sempre di più cresciamo come comunità e diventiamo promotori, quindi animatori di comunità. Un povero si avvicina poi alla Caritas, cosa chiede sostanzialmente una persona che magari deve preservare anche una certa dignità? Tolte non vengono più riconosciuti come persone e quindi loro chiedono soprattutto questo riconoscimento. E nello stesso tempo chiedono che gli sia aperta questa speranza, no? Perché loro, i poveri, hanno tanto da offrire, molto. E questo è il lavoro che poi una Caritas deve fare, ed ecco perché sempre questo impegno che noi cresciamo, noi ci curiamo, perché dobbiamo far sì che il povero sia possa venire fuori e da quel povero poter ovviamente come persona poter mettere fuori tutto il buono che quella persona ha da dirmi, da insegnarmi, no? La famosa lasciarsi educare dai poveri. Prendersi cura di chi si prende cura, con Don Raffaele Lian. Oggi hanno un importante incontro, dibattiti e lezioni anche su come accogliere e essere vicino ai poveri. Sì, questa mattina la Caritas diocesana ha organizzato questa assemblea per i volontari e per quanti afferiscono ai vari servizi, soprattutto come accompagnatori nelle varie realtà. La nostra parrocchia, la Caritas parrocchiale di San Gennarello, è stato affidato il compito di condividere l'esperienza del centro di ascolto e dell'azione della Caritas parrocchiale, dopo la relazione di questa mattina del presidente di Caritas nazionale, Cardinale Montenegro, che ci ha permesso di riflettere sul passaggio dai servizi alla solidarietà, una realtà molto importante. Oggi nel pomeriggio abbiamo condiviso quella che è la nostra esperienza. Il centro di ascolto parrocchiale è il primo passo per poter servire i poveri attraverso gesti di carità concreti e di promozione umana soprattutto. Un primo passo che nasce, almeno nella nostra parrocchia, dopo numerosi anni di desiderio e un tempo di riflessione e di formazione abbastanza intenso.